vincere. Che ha fatto un gioco sporco perché sono rotto stanco. Devi vincere! Devi vincere! Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Com'è andata la tua settimana con le scommesse? Spero di averti dato delle statistiche utili per vincere qualche giocata. Nel video precedente, su tutta la Serie A, sono risultati positivi 6 esiti sugli 11 proposti. Dico 11 perché della Roma avevamo indicato sia l'1 che l'over. Ma in questo periodo invece la Roma è una squadra che sicuramente vince spesso, ma segna poco, subisce poco e segna poco. Un andamento statistico che è in controtendenza rispetto a quello che è stato all'inizio. Da un bel po' di partite invece è diventata molto più concreta, pochi gol fatti, pochi gol subiti, e quindi le statistiche ci risultano ancora un po' ballerine. In ogni caso, l'importante è portare a casa una giocata positiva. La partita da cui cominciamo è quella tra Inter e Pescara. L'esito che voglio segnalarti è quello dell'over 2.5 al 67%. Questo che vuol dire? Che è la scommessa più probabile che si verifichi? Assolutamente no, è molto più probabile che sia l'Inter a vincere, però in questi video io cerco di trovare delle statistiche un pochino più interessanti rispetto alla giocata più scontata. È ovvio che quando c'è Inter Pescara, se ti dicessi uno, non servono certo le statistiche per dirtelo. Quindi ti consiglio 1 e over 2.5. La seconda gara è quella tra Fiorentina e Genoa, e ci viene segnalato con il 60% di probabilità l'esito over 2.5. Crotone-Empoli, uno scontro salvezza di cui parlo anche nel blog di Stats4Bets, trovi il link nel primo commento del video. Per questa partita il consiglio è under 2.5 al 63% di probabilità. Cagliari-Bologna, suggeriamo un pronostico a sorpresa con la X. Lazio-Chievo, al 63% di probabilità la vittoria della Lazio. Napoli-Palermo, 73% di probabilità l'esito gol. Il Palermo quest'anno, pensate, su 21 partite ben 13 volte ha fatto registrare l'esito gol, quindi sicuramente vincerà il Napoli, ma il Palermo potrebbe realizzare una rete, quindi ipotizziamo, non so, 3-1 per il Napoli. Sampdoria-Roma, a dispetto delle statistiche che negli ultimi due video mi hanno fatto sbagliare sempre proprio la Roma, diciamo no gol al 55% di probabilità. Sassuolo-Juventus, quando c'è la Juve di mezzo ci sono sempre pochi dubbi. Viene indicata la vittoria della Juve al 58% di probabilità. Torino-Atalanta, 57% di probabilità, esito gol. Udinese-Milan, il Milan è in gran forma, anche se ne ha vinte solo una delle ultime 5, questa non l'avrei detta come statistica, per esempio, non l'avrei immaginato. L'algoritmo ci consiglia comunque X2. Bene, anche questa settimana con la Serie A è tutto. Ti ricordo, visto che la settimana scorsa ha avuto un ottimo esito, di mettere un like se ti piace il video che hai appena visto. Spero che ci rivedremo la settimana prossima nel prossimo video, e ti ricordo che puoi iscrivermi su Facebook oppure aggiungerti al gruppo Telegram cercando Stats4Bets app, dove vengono condivise tutti i giorni statistiche sulle partite, oppure se vuoi fare proprio la mie stesse identiche giocate puoi seguire Stats4Bet anche su Snapchat. Mi piace molto la funzione di giocata live tramite Snapchat. Io vedo le partite e quando capto
che si potrebbe verificare un esito positivo, mando un video su Snapchat e più di qualche volta abbiamo raccolto delle scommesse vincenti. Per questa settimana è davvero tutto, ti saluto, ciao! Devi vincere.